Buongiorno, dopo la vittoria della nazionale italiana a Londra, io non mi interessa molto il calcio, però ovviamente vabbè, fa piacere, se, ovviamente se vince l'Italia fa sempre piacere, per carità. Sono veramente le poche soddisfazioni che ci rimangono nella vita, sono queste. Quindi, infatti, vabbè, insomma. Prendiamo le poche soddisfazioni che ci dà la vita, e pane mette circenses, dicevano i latini, ma qui c'è rimasto solo il circenses, perché il pane se lo so già mangiato. Lo so già. Nerone, che se ne parla sempre male, però insomma si sì, dava gli spettacoli, dava anche distribuzioni di pane, vino e vari generi di conforto alla plebe romana. Qui la plebe romana italiana si becca niente, si becca sì la partita, ma la partita basta, finisce. Quindi forse la regione Leopardi, la famosa progresso umano, le magnifiche sorti progressive, in realtà forse, vabbè, ma questa è un'altra storia. Quindi va bene, abbiamo vinto e torniamo a proposito di Londra, criminal, anche se americano, criminal, quindi Anthony Logan è americano, ma vive e lavora a Londra. Chi avrà tifato Anthony Logan nella finale Italia-Inghilterra? Non si sa, non lo sapremo mai, nel senso, potrebbe essere un'idea. Io continuo a dire che veramente una ristampa anastatica, non dico anche cinque numeri di criminal, i primi cinque, chiunque la facesse avrebbe la fila alle edicole, ma il numero uno andrebbe esaurito, come è andato esaurito il numero uno di Diabolik, che io posseggo, perché ovviamente sto facendo la ristampa di Diabolik, che è un po' carina, ma in realtà secondo me il numero uno di Crimea lo vendere 5 euro, si vende, lo vendono su. Naturalmente, vabbè, questo è quanto. Quindi secondo me, se ci pensiamo, cioè, ovviamente fa la ristampa anastatica di 100, più di 150 volumi come questa qui, non ha... Potrebbe essere una cosa fuori dal senso, però una decina di numeri di ristampa anastatica si può fare. Senso, voglio dire, oltretutto, se diceva, beh, c'è già la ristampa questa copre un 150, cioè non mi ricordo quanti sono giù i numeri disegnati da mano, insomma. Credo che sia su 150 numeri, quindi a voglia te, prima di finire sta storia. Ma farne 10 in ristampa anastatica, io anche chi ha il numero uno di questo, ma volete che non si ricompri la ristampa anastatica del numero uno di Crimina? Ma io subito, la prenoto subito. Se mi dice Max Bunkers, io vado subito a prenotarla e ne dico, guarda, mi prenoto un mese prima, 3 mesi prima, cioè, ma tu sei un fissato, un Crimina. Sì, ovviamente sì, se no non farei un video a settimana su Crimina, e quindi sì, ubi maior minor cessat, ubi criminal minor cessat, e quindi veramente, però secondo me anche una ristampa anastatica di alcuni volumi, beh, lascio per, ma anche proprio di alcuni volumi, che ne so, di Zagori, vecchio, secondo me le ristampe anastatiche, la Zagor e Tex non ha molto senso, perché le ristampe non anastatiche sono quasi uguali all'originale. Però tra queste, siccome tra questa qui e l'originale ci corre un abisso, e lo stesso per la Mondadori, per la ristampa Mondadori, che è un mattoncione così. Naturalmente chi si contenta vuole. Veniamo al numero di oggi, la fabbrica di colla, che era, io l'ho attaccata male, perché l'ho attaccata al numero 32, in realtà il numero 82, deve essere stata una cecagna, perché 32-82 mi si deve essere confuso l'occhio. E vabbè, ormai l'ho attaccata qui e qui ci sta, e a 82 attaccherò suspenso oltre cortina. E va bene, questo dimostra la mia precisione, non so più abito, non so più bravo a fare figurine. Sono fuori allenamento, l'importante è averle tutte. Vabbè. Quindi questa è la copertina di Corteggi 82, era del 16 gennaio del 67, mi sembra. Eccoci, 82. No, 19 gennaio del 67, era settimanale, quindi usciva tutte le settimane. Siamo nel momento di... Non è ancora uscito Alan Ford, quindi Criminal e Satanic,
sono padroni dell'edicola assieme a Diabolik. Veniamo a parlare di questo numero. Ritornando al discorso di ieri, se la faccio un po' lunga, è ovvio che riguardando anche il discorso di ieri sui fumetti, esistono dei classici del fumetto. Poi uno può non leggersi e leggersi solo i manga e va benissimo. Ovviamente no, sulla libertà di ognuno ha, di fare quel che cavolo gli pare, siamo tutti d'accordo. Io me lo voglio leggere, ma va benissimo. Però che Magnus sia stato uno dei maestri del fumetto italiano, ma non direi italiano, direi del fumetto, che io se avessi una tavola di Magnus la incollerei, la incollerei, no, la incornicerei, incollerei la fabbrica di colla. Perché so delle tavole splendide, per esempio l'ultima, quelle che fece con Necron, che è un fumetto che è un po' difficile farci una recensione perché era tra i classici dell'erotismo Barbieri, assieme a Ulula, ma Necron era qualcosa di più e di diverso, aveva uno stile grafico bellissimo, veramente, vedendo quelle tavole di Necron, veramente era uno stile, la perfezione, di Magnus, secondo me è ancora meglio del Texon, ovviamente gli fanatici di Tex Willer, però... Qui stiamo parlando di gente che ha fatto la storia del fumetto. Vi faccio vedere, qui le tavole sono a colori. Queste sono le tavole di Magnus. Vi faccio vedere alcune cose. Lola. Allora, qui ritorna, qui Max Bunker, qui veramente Max Bunker è al suo massimo. E ci fa capire, qui in realtà c'è già molto Alan Ford, in Super Chuck per esempio, c'è già Super Chuck in Nuce, perché Max Bunker in realtà, sebbene affronti molto, molto spesso in sciopero, nel senso è una feroce condanna del capitalismo, però Max Bunker capì una cosa negli anni 60 che pochi capirono, soprattutto anche a sinistra. Nel senso che l'industrializzazione forzata, soprattutto delle grandi città di Milano, eccetera, non portava la gente, cioè gli operai sono buoni, no, nel senso portava un incattivimento della società civile dal basso fino all'alto. Cioè la genialità di Max Bunker è dire sì, vabbè, che il grande industriale che si approfitta degli operai è che sia ovviamente una sanguisuga, siamo d'accordo, però gli stessi operai vivono in un mondo in cui viviamo tutti, e oggi ancora più di ieri, in un mondo in cui il denaro è fine a se stesso, quindi l'accaparramento, eccetera. E Max Bunker ci spiega questo, copertina splendida di Corteggi. Io farei un bel numero sulle copertine di Corteggi, visto che non c'è. Qui vedete la fabbrica di colla e rimanda al nazismo. Siamo dei temi fondamentali, cioè, che ricorre molto spesso in Max Bunker. Ho citato anche Superchuck, ma è un po' difficile parlarne perché in realtà in un fumetto popolare del 67, quindi roba che andava in mano, ovviamente era proibita ai minori, ma faceva dei discorsi apparentemente grotteschi e satirici, con gli splendidi disegni di Magnus, faceva dei discorsi molto seri, quindi veramente sono solo fumetti. Io ve lo tiro in testa, no, ma questo non è solo un fumetto. Sì, è un fumetto, ma è un fumetto che secondo me è un fumetto bello tosto, perché insomma Max Bunker ha la capacità, non aveva, ha la capacità di trattare di argomenti molto profondi, ma con il ghigno, quel ghigno molto milanese sulle labbra, con quell'ironia che è tipica, cioè che apparentemente stiamo leggendo una cosa. Qui ci sono delle persone che vendono i nonni, le anziane persone, a una fabbrica di colla che li trasforma in colla. Detta così sembra una cosa assurda. E c'è ovviamente il solito scienziato nazista che ciccia fuori da tutte le parti, Max Bunker, Der Teufel, visto in chiave ovviamente comica, che ha scoperto una formula in cui trasforma
ricorda molto XK, è uno stereotipo abbastanza, che riesce a trasformare le persone anziane in colla, cioè da una persona anziana ci fanno quintali e quintali di colla. È tutto in chiave grottesca, tutto in chiave lo scienziato pazzo nazista che ricorda ovviamente i suoi per lui bei tempi del nazismo. È tutto in chiave assolutamente grottesca. E noi ridiamo come pazzi, però quel riso che ci dà Masbunk è un riso amaro. Quindi quando mi dite questo è un fumetto, sì, è un fumetto per carità, non è che sto lì. Però questa ironia qui la troviamo in Manzoni, cioè Manzoni e sì, Accosto Manzoni e Max Bunker, lo so, rimando a quel paese. Però in Manzoni c'è molto spesso dell'ironia feroce, soprattutto anche sul popolo. Manzoni non è un autore, non, è un autore cattolico, cristiano, ma non è un autore papalino, eccetera. Non è un autore che quando durante la peste la gente si ammassa nelle processioni, dice siete una massa di, Manzoni sta per dire, massa di cretini, sta per dirlo, ma non lo dice, lo fa capire. L'ironia che fa sull'assalto ai forni, dove la gente distruggendo i forni, dove si fa il pane, si sì, prende il pane, ma poi si ha distrutto il forno e poi dopo il giorno dopo muore di fame, perché se il forno è distrutto, chi te lo fa il pane? Cioè, Manzoni c'ha un'ironia graffiante, non è quel cattolichino da messa, e Masbunker ci assomiglia. Quindi in questa risata, oserei dire a volte anche oscena, in cui il nazismo viene reso ridicolo, cioè Masbunker ha la capacità di rendere ridicolo il male, che forse è la più grande capacità che può avere un narratore, cioè di rendere ridicolo il male. E questo è quando rendi ridicolo il diavolo, come nel Medioevo. Perché si rendeva ridicolo il diavolo? Perché quando rendi il diavolo ridicolo, lo smonti, quando lo trasformi in un personaggio da commedia, smonti tutto il lato terrificante, quindi è solo una marionetta che Arlecchino, no? Il signore dell'inferno, che diventa in Italia, che diventa Hale King, il re dell'inferno, Alichino di Dante, diventa una marionetta, una maschera veneziana di origine bergamasca, quindi Arlecchino. Quindi quando il diavolo ti diventa Arlecchino, servitore dello Barone, hai smontato il male. Rendere buffo il male non è svilire la tragedia, ma rendere le persone, chi ha compiuto quegli orrori, li rendi ridicoli, pur nella tragicità della cosa. È un po' difficile da spiegare. Quindi Masbunker sta parlando ovviamente dell'Olocausto, c'è cioè un colpo ovviamente, sempre il solito colpo, però la scena più terrificante è che quando questo scienziato nazista si propone di comprare i vecchi da periferia inglese, questi glieli vendono a 100 sterline a uno. E questa scena ricorda molto Super Chuck, perché Super Chuck odia i poveri. Super Chuck, che è un'invenzione geniale di Max Bunker, ragazzi. Super Chuck è uno dei capolavori del fumetto mondiale. So che sta alla pari con Don Camillo, cioè sta alla pari con le grandi creazioni, che ne so, di Guareschi, Camillo e Peppone. Don Camillo e Peppone, sta alla pari con tante cose. Quindi il fumetto a volte raggiunge dei vertici, delle vette che è difficile dire perché Super Chuck odia i poveri. Era povero, uno spazzino, cioè io oggi sono uscito di casa e c'erano dei vetri rotti. Qualcuno aveva ovviamente festeggiato, però se tu rompi una bottiglia per strada, tutti questi vetri rotti, se ci passa sopra un bambino, chi se ne frega, cioè, capite? Cioè, nel senso. Ecco, Super Chuck odia i poveri, tutti noi ci abbiamo. Io in quel momento ero un po' Super Chuck, anche io, vabbè, ha vinto l'idea, te spacchi una bottiglia e tutti i vetri taglienti poi di una bottiglia. Se un bambino passa lì col sandalino, si taglia. Non c'è. È un pensiero che ti dovrebbe arrivare anche e non si taglia un bambino inglese, si taglia un bambino italiano, quindi non neanche voi dire qual è la tua, cioè.
Però perché? Perché ovviamente, questo spiega perché Superciucco odia i poveri, non è che io sia, però perché in realtà in una società in cui tutto si riduce, cioè il povero, essendo povero, e che vede la sua massima soddisfazione nel calcio, ricordiamo sempre che l'episodio di Fantozzi della finale di Wimbledon è una feroce caricatura dell'italiano medio. Paolo Villaggio fa una caricatura. Non c'è nessun affetto da parte di Paolo Villaggio verso Fantozzi. È una caricatura feroce. Poi noi ci siamo affezionati perché ci riconosciamo, però è una caricatura. Nel senso che in un mondo dove il mega capo direttore, il mega lupo farabutto, in cui è ovvio che ha massimo piacere che i suoi dipendenti si abbrutiscano col calcio e poco altro. E infatti, quando c'è la vera rivolta dei dipendenti? Quando ai dipendenti gli levano la partita. E allora c'è la rivolta, la famosa rivolta contro il cinefilo, il direttore cinefilo, perché ovviamente li ha costretti a vedere la corazzata Potionchi. Però questo ci spiega perché Superciucco odia i poveri, perché i poveri non accettano passivamente i miti, come fate fare Guccini, i miti del consumismo, il televisore, il frigorifero, tutto questo Max Bunker l'ha visto negli anni 60, quindi non è che il televisore in sé sia il male, non è che il frigorifero in sé sia il male, ma se tu poni tutta la tua vita nell'avere la macchina più potente del vicino, il frigorifero più bello del vicino, allora cadi in una logica di abbrutimento in cui Superciuca, che è una persona anche lui ignorante e ovviamente rozza, si ribella. In realtà Superciuca, la stupidità di Superciuca è che pensa che alleandosi con i ricchi, in realtà Superciuca poi alla fine capisce che ricchi e poveri non cambia niente, cioè che sono due aspetti, cioè il ricco sfrutta il povero, ma il povero in fondo desidererebbe essere solo al posto del ricco, non desidera la giustizia sociale. E il discorso quindi che faceva Max Bunker, e su questo della fabbrica di colla si spiega come poi lo scienziato pazzo nazista, dove ridiamo veramente come pazzi, ma ridiamo veramente con risate amare. Oh, è un numero imperdibile, qui c'è il vecchio scienziato nazista che rimpiange i miei tempi. E pone, secondo me, leggetevi questo numero, e lo pone tra i capolavori assoluti del fumetto mondiale. Io ripeto, e sempre ripeterò, quando si parla di Max Bunker, mi inginocchio e mi genufletto, e a Magnus lo stesso, Max Bunker è ancora vivo, quindi l'unica cosa che chiedo a Max Bunker è rifaccio la stampa, una ristampa anastatica, almeno dei primi 5 numeri di Crimina, anche di Alan Ford, ma una ristampa anastatica di Alan Ford. Perché le ristampe di Alan Ford c'è stata quella prima di questa, cioè la stessa collana che anch'io ho fatto, che è la stessa, sempre della Gazzetta dello Sport a colori, però una ristampa anastatica dei primi numeri di Alan Ford, dei primi numeri di Crimea, dei primi numeri di Satanic, secondo me andrebbe a Roma. Ma io non sono un esperto di marketing, ovviamente, non è che parlo, però parlo da fumettofilo, come dire, da uno che se gli dicono guarda, c'è la ristampa anastatica di Criminal fra 7 mesi, io la prenoto subito. Naturalmente i giovani che leggono i manga non lo faranno mai, però siccome ci sono tante persone che, come me, che comunque una ristampa di Criminal anastatica sono disposti a vedere come questo persone a vendere l'anziana suocera. No, vabbè. Siamo nel mondo, quindi vabbè. Vendere nel senso che la ristampa anastatica di Crimina, insomma, oh, ragazzi, siamo disposti veramente, no, a tutto, no, però ci garberebbe e ci farebbe tanto piacere. E naturalmente io ho un canale da 495 circa, ogni tanto salgono, scendono come la borsa gli iscritti e disiscritti, è perché ogni tanto qualcuno vede i miei video e dice ma che dove mi sono iscritto? E si disiscrive, arriva per fortuna qualcuno ancora, non ha visto. No, ho fatto anche dei video un pochino più seri, ora allora, lì rifaremo qualcosa di più serio, però
d'estate, ovviamente, si parla un po' di stupidaggine. Lì il video è andato per lungo e quindi la cruda fabbrica di Colla, una riflessione però veramente seria e apparentemente comica, ma molto seria sul nazismo, un argomento che nei fumetti negli anni 60 non se ne parlava così in profondità. Ma comunque mi taccio perché ho già parlato abbastanza.